questo il momento giusto per fare questo lavoro. Siamo in un momento di stasi, è il mese di gennaio, quindi dobbiamo essere pronti per garantire la ripresa dell'economia con i flussi turistici e siamo sicuri che anche questa volta raggiungeremo l'obiettivo. A parlare il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scappetta, è questo uno dei pochi cantieri programmati in attività in provincia di Salerno. Si sta lavorando per la messa in sicurezza lungo la strada regionale 562 che attraversa la Cala del Cefalo e costeggia la spiaggia del Mingardo e collega il comune di Camerota con Palinuro e la superstrada. Per il resto, al momento, nulla di certo, con circa 15 frane che interessano la viabilità provinciale, che rischiano di rendere un rebus la mobilità su gomma in molte aree del Salernitano. Intere comunità bloccate o quasi e dubbi fondati che si riesca a ripristinare tutto in pochi mesi, con il rischio di compromettere anche la stagione turistica. Sui ritardi negli interventi ha una teoria il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, coordinatore regionale ANCI Piccoli Comuni. Le regioni, dice Pisani, non hanno fondi a disposizione per intervenire sulla viabilità perché si sta ancora aspettando il riparto dei fondi di sviluppo e coesione che la regione aveva programmato proprio sulla viabilità. Adesso, cioè dal 2021 al 2027, c'è l'altro momento di programmazione dei fondi di sviluppo e coesione, ma il governo stenta ad approvare un riparto già pronto, che l'ex ministro Cigilia aveva già predisposto. Serve un provvedimento di approvazione, la Campania avrebbe a disposizione notevoli fondi e però siamo ancora fermi. Questo significa non poter programmare in tempo per il recupero della viabilità e soprattutto non riusciamo a programmare gli interventi prima che avvengano ulteriori dissesti sulla viabilità stessa. La situazione è molto preoccupante e dobbiamo assolutamente sollecitare il governo nazionale ad intervenire, così come pure dobbiamo mettere in campo delle misure straordinarie per la progettazione e per la definizione dei progetti esecutivi del dissesto idrogeologico. Ricordiamo che con l'accorpamento delle autorità di bacino per avere un parere, per rendere esecutivo un progetto sul dissesto idrogeologico, passano dai 2 ai 5 anni, non perché c'è gente che non lavora, perché all'autorità di bacino sono pochi e l'autorità di bacino è meridionale, quindi le regioni di competenza sono tantissime, i progetti che si affastellano sono altrettanti, ma non riusciamo a trovare altre soluzioni. Quindi la burocrazia, come al solito, anziché essere strumento e linea guida per fare bene le cose, diventa collo di bottiglie e soprattutto strozza i territori. Il rischio quindi è che per l'imminente ponte delle vacanze pasquali, senza arrivare all'estate, si potrebbe essere in ritardo per ripristinare tutta la viabilità in provincia di Salerno. Ma io credo che non abbiamo i fondi a disposizione, poi potreste ci inventiamo qualcosa come al solito per far fronte a queste esigenze. Attualmente però veramente siamo in grande difficoltà.